Ciao a tutti ragazzi, Fallout. Come vedete, evidentemente ho cambiato tutto l'equipaggiamento, ho cambiato cappello e quello sì, quello per Songarvi. Già, lo porto sempre in giro con l'armatura atomica perché dato che non consuma, dato che non gli serve un nucleo di fusione, ormai lo tengo sempre con quello. E in questi giorni ho levelato, ho esplorato un po' di zone, non le missioni principali perché le voglio fare con voi. E ho rinforzato parecchi insediamenti, tipo Sanctuary e la fattoria Bernati. Dato che dobbiamo andare alla confraternita a unirci, congela. Mi dispiace, volevo portarti, ma a Tempiness Bluff, così ti ritrovo qui. Non so se mica sono i guai. Ah, giusto. Questo, ho trovato una pistola. Ho trovato una pistola a questo iniziatore. L'ho chiamata Ezechiele 2517. Chi la capisce sa perché l'ho chiamata così. La pippa. Fucile a doppia canna leggendario che spara un proiettile aggiuntivo. Cioè, tu quando spari consumi sempre una, ma come se ne sparasse due. Sapete qual è il problema? È che ha zero di precisione. Quindi, per fargli tutto quel danno, devi stargli davanti. Sono andato tipo 30 volte a Sanctuary, ma mi sono sempre dimenticato di cambiare sto fucile di merda. Big Jim, l'ho trovato in giro. E ha il 25% di possibilità di menomarti la gamba. E buongiorno, non è cambiato nulla. Perico, dove? Ah, perdone feccia, brutta feccia di... No, muovi, state in movimento. Ah, trollato. Così impari a non stare in movimento anche tu. Ah, non sei incenerito, sono ancora in pericolo. Ah, grazie per avermi fatto vedere il cadavere, grazie, mi serviva. Dato che sono ancora in pericolo, dov'è? Cos'è? Mi sa che c'è una torretta qua. Guarda caso, ho sentito proprio il classico beep di una torretta. Qua c'è il predone. No, cazzo, si può girare. Ah, giusto. Sono nell'angolo cieco, non mi prende la torretta. Ah, una mitragliatrice, quello lì. Sì, non so neanche che sono tanto forti, Muto. Ah, vi ricordate? No, i gunner. Porca troia, adesso li mangio a colazione i gunner. Sta fermo. Aspetta. Adesso li ammazzo tutti. Sì, sono sempre abbastanza fortini. Ma non è che mi fanno più paura come prima. Eccolo là. Torna qui. Guarda come si campera bene. Sì, ti sto aspettando. Vorresti uscire? Esatto. Attenzione, chi è? Ti ho visto. Oh, santa merda. Oh, quanto da... Vi rendete conto di cosa... Posso parlare normale? Lo sei... Eccolo lì. Ah, è fermo. Aspetta che ti spacco la gamba. No. Io scherzavo. Adesso sei morto, troia. Oh, abbiamo fatto fuori un assalto, mi rendete conto? È come vincere la lotteria. Oh, e io? Prego, veramente. Ce l'avrei mai fatta da solo. Bravo. Bravo, almeno lui è bravo. Ah. Sì. Diamo il benvenuto alla nuova recluta. Squadra di ricognizione. Voglio fare una recluta. E con la giusta guida io potrei buttarvi giù la compartimento, lo sai, giusto? Lo sai? Non vi deluderò, promesso. Non devi altro. È bastato recuperare il trasmettitore. Dunque hai deciso di restare. Pensavo che ci avresti abbandonato una volta riscossa la tua vaga. Come fai tu? Oh!
Cosa gli dico? Vagare in solitario. Eh no, scusa, è Preston, che è? Che Preston è un fantasma? Ti piaccia o no, dovrete imparare a lavorare. E tu devi capire cosa significa far parte della compagnia. Fascismo, stessa cosa. Siamo un esercito. Abbiamo dedicato le nostre vite a far rispettare un codice etico rigoroso. Se vuoi restare nei nostri ranghi, devi obbedire ai nostri principi senza fare danno. Vabbè, cosa ho detto? Cosa ho detto? Mi ricorda Mussolini! Non preoccuparti. Sono stato anche militare. Quando? 200 anni fa? Sì. Sono solo una cosa. Ok. Sotto il mio comando. Disciplina e rispetto. Stai al sì. posto e obbedisci. Prima di lasciarti a ok. Va bene, va bene, va bene. Quando do un ordine, mi fai una sega? Cosa? Da questo momento in poi sarai in grado di iniziare. Grado valido solo per l'addestramento. Non mi ha concesso. Ma l'armatura atomica che ha? Vedete che ha un cassone vuoto davanti? Ma cosa serve? Tipo porta panini, porta bibite. È una bella invenzione, ma non sa nemmeno cosa significhi Eile. Ad victoriam vuol dire ego furas mulier. Non accettiamo la sconfitta. Pu. Battiamo per il futuro dell'umanità. Ignorante. Il nostro grido di battaglia è più potente. Non ditemi cosa ho detto. Vuol dire ho rubato una donna, ma non vuol dire un cazzo in questa in questo contesto. Ho finalmente. Ah no, sono fatto della confraternita. Ma devo lasciarlo così o lo uccido? Ah, che si è girato. E infatti mi sembrava strano. Ah, eccola qua la fattoria, la fattoria. Oh, vedete com'è ben armata ora. Guardate, tutta murata, l'entrata, le torri, le mitragliatrici. Oh, tutto ben blindato. E invece, ecco qua Century. Bardata sotto le mura. E si bugga sempre su sto punto, non so perché. Oh, guardate che roba. Tutto il perimetro murato con mitragliatrici pesanti. Castello automatico su un fucile a pompa. Che poi non migliora neanche di un cazzo la cadenza di fuoco, 23 a 20. Oddio, cambia tutto. Prima ero tanto più ero tipo 59 da energia e 27 dai fisici. Anche se chi è che usa l'energia adesso? Nessuno. Quindi è come proteggersi contro l'apocalisse che arriverà mai. E sta casa l'ho migliorata come ho potuto. Non ditemi roba. Dentro è leggermente meglio. Leggermente. Un letto. È lui che fischietta attraverso il casco. Mi dà un fastidio nell'anima. Togliti il casco, altrimenti te lo... Beh, sono calmo. Porca tra... Ah, non ha salvato, porca puttana. Sono entrato a Covenant. E non mi ero accorto che fosse finita la registrazione. Facciamo come se non fosse successo nulla. Ecco qui, ragazzi, dobbiamo entrare a Covenant. Ho già fatto il test. Oh, Covenant, che bello che è. Bello. Gay di merda. Questo qui. Ehi, Dan. Questo posto di merda mi rende nervoso. Sì, avete capito. Ho detto tutto. Dovevo indagare sulla carovana di... Come si chiama? Sulla carovana di Stockton, che non so, è scomparsa. Aveva un accordo, ma è scomparsa la carovana. Però alle prove, sì. Sa dove hanno fatto l'ultima sosta, alle prove... E questa qui è la carovana. La carovana è stata attaccata quando era vicinissima. Ecco, sì, li rubo tutto ovviamente, Perché mica... A gunner mercenario, vedete? Mercenario, sottolineerei. Limonata di diesel. Ecco. Ecco la prova che la carovana è passata da Covenant. Fed, sì, ok. Comunque la prova che sono stati attaccati da un gunner mercenario mi dice tutto. Abbiamo qualche prova abbastanza buona. La limonata. Gunner mercenario. Rilevato, nascosto. Nascosto, scassiniamo! Scassina! Statevene lontani! Quella è una serratura difficile. Devo trovare ecco. Una chiave. Spero che qualcuno sia stato distratto. Sì, ok, tranquillo. Siamo...
Password di Jacob, ok. Chiave della casa, lampada data, promemoria. Cos'è? Promemoria, covenant, un posto sicuro. Siete co- ah sì, questo qua è sintetico. Perché hanno paura di loro? Ecco. Ma che cos'è un sintetico? Ci hanno attaccati l'altro giorno. Ora dobbiamo andare in questa casa. Chiudi la porta. E qua c'è la password di Jacob. Ma perché sto terminale non ha aveva la difficoltà ardua? Perché avrebbe una difficoltà così, così pesante? Rapporto sul pescatore. Ah. Ok. Diciamo tutto a Dan. Cosa c'è? Non è certo un segreto che stai ficcando il naso dappertutto. Non lo trovo molto personalmente. So che credi di fare la cosa giusta, però ti consiglio di non prendere decisioni di cui potresti pentirti. Dunque lo sa che noi lo sappiamo. Fa il finto tonto, parla chiaramente. Senti, vedi di parlare chiaro. Forse hai sentito parlare della carovana di Stockton e di un certo recinto. Sì. Beh, diciamo che per ipotesi ci sia qualcosa di... Tutto vero! Non faremmo nulla senza un motivo valido. Più che valido. Senti, facciamo questo. E dunque? Lascia perdere questa storia e ti faccio un regalo. 100 tappi. E puoi anche tornare qui quando vuoi. Fottiti. Senza alcun problema. Compromesso. Non riusciamo a trovare un compromesso. Io recupero i superstiti di Stockton e noi restiamo amici. Ecco. Però devo saperne di più. Mi chiedi molto. Non sono autorizzato a stringere... Però funziona col carisma. Sempre funziona. Facciamo così. Farò sapere al recinto che stai per arrivare. Vabbè. Vorrei parlare direttamente con loro. Buona fortuna. Ok. Complimenti per il nascondiglio. Fogne. Siamo nel posto giusto. Dan è già qua. Ehi, Dan. Ci sono delle persone più avanti. Ti seguo, ok. Come fai a sapere che ci sono delle persone? Il fatto che Jacob garantisca per te non significa... Puntami di nuovo e ti punto io, porca troia. Mi dà fastidio. Negozio. Voglio solo parlare con chi comanda qui. Sicuro riusciremo a raggiungere un accordo. Esatto, ecco, sempre contrattare. Dottoressa Chambers. Dottoressa. No, dobbiamo seguire un NPC. Cazzo. Manny nel senso quello dell'era glaciale. Beh. Cosa? Tortura. Soggetto 12. Sto solo rivedendo i dati sulla domanda qua. Sono davvero interessato. Sì, senza te. Certamente. Guarda, è solo questione di tempo prima che faccia una strage, eh? Cioè, tortura. Interrogatorio. Porta. Sbarrata dall'altro lato. Chiusa. Peccato. E non posso neanche scassinarla. Che palle seguire un NPC però, eh. Dottoressa Chambers. Chi potrebbe essere? Sì, lasciami passare, fai bene, lasciami passare. Non è che tu dovresti essere qui. Come è la prima volta che qualcuno entra qui e voi non siete entrati, scusate. Estendi la piattaforma. Orden l'ha mandato qui. Sì, grazie. Oh. Ma ti potresti muovere? Muoviti. Boh, vado avanti io. Ehi là. Questo qua ti saluta così. Ehi là. E ti dico, non dovresti essere qui. Dovresti andartene, non lo sai. Questo qua è me. Ah, ma vedi che Manny ti segue veloce. Oh. Ti sei buggato. Vado avanti. Tutti là. Benvenuti al recinto addirittura. Come se fosse... Mi sa che siamo arrivati.
Mi sa di sì. Così, ecco qui la persona che indaga sulla carovana di Storm. Ah, sei tu? Almeno lo sai che la sua presunta figlia è quasi sicuramente un sintetico. Non importa. Cosa è che mi frega se è un sintetico? Questo incontro può finire in due modi. O troviamo un accordo, o la parola passerà alle armi. È quello che stavo pensando anch'io. Pessima idea affrontarmi, esatto. Credimi, non ti conviene metterti già. Sono d'accordo. Ucciderti potrebbe costarmi caro. Uccidermi? Ha detto uccidermi. Se è stata distrutta da un sintetico davanti ai tuoi occhi in tenera età. Come fai a sapere che è un sintetico? Accetteresti la cosa oppure cercheresti di fare qualcosa? Ho avuto le mie esperienze spiacevoli, ma non ho mai. E appunto, perché torturi la gente così? Sono inevitabili, anche se può non sembrare, siamo in guerra. Finché l'istituto camminerà fra noi. Quello è un camice della Voltec, giusto? Colpirà sì. Senza preavviso e ci controllerà dall'ombra. Ho dedicato la mia vita a elaborare un test che consenta di scoprire i sintetici nascosti, per localizzarli ed eliminarli. Vale la pena combattere per questo? Non dirmi che avete davvero intenzione di uccidere tutti i sintetici. Certo che vogliamo farlo. Prima però dobbiamo scovarli. Un sintetico vivente è identico a un essere umano. Esatto. Nessun test medico è in grado di identificarlo. Però a quanto pare la psicologia consente di cogliere delle differenze. Per questo ho creato il test SELECT. Il test è ancora in fase di sviluppo, ma grazie al sacrificio e alla costanza, la sua percentuale di affidabilità sta aumentando. Ma i vostri metodi sono barbarici. Voi torturate la gente. Per migliorare il test. Io sto muto perché sto ascoltando. I analizzati devono subire un'intensa pressione psicologica. Non è una cosa piacevole, ma è necessaria. Covenant è un posto importante. È un rifugio per quelli che hanno perso tutto a causa dell'istituto. A me Covenant sembra una prigione. Soprattutto la nostra unica. Ha detto così, Di porre fine a quest'era di paura. Facciamo un patto. Se mi permetti di eliminare il sintetico di Stockton e di continuare il nostro lavoro, ti pagherò qualsiasi ricompensa ti sia stata promessa. Ho già visto abbastanza assurdità in questa storia. Te lo scordi. Infatti. Non stavo parlando con te. Se ti metti dalla parte di questa pazza, beh, fra noi ci sarà un grosso problema. Infatti. Non posso accettare. Ecco. Ora dovrai uccidermi. Contento di farlo, porca troia. Porca puttana. E via la testa. Mai stato più felice di uccidere qualcuno. Oh, l'hai già ucciso, bravo. Ah, eccola lì. Ti prego, non farmi del male. Ah, porca puttana, quelli educano male, Va tutto bene. Ora sei al sicuro. Oh, e me ne salva, bene. Grazie. Io sono Amelia Stockton. Sì, lo so che non sei un sintetico, forse. Vabbè, però è che non me ne frega un cazzo se sei un sintetico o meno. Ma poi i modelli. Perché troppo vicino li ha messi. No, ok, ha fatto ridere, ammettetelo. Ardua. Credo che lei abbia la chiave. Lei, nel senso lei. No. Questo. Chiave del recinto. Probabilmente. Aspetta, tu. E se fosse qui invece? Magari sono telecomandati, che ne sai. E sbloccacela uno. Ehi, Dan. Così Stockton riabbraccia sua figlia e noi intaschiamo il compenso. Già. Niente male come giornata. Lavorare con te è stato un piacere. Sì, è stato un bel casino. Felice di averti dalla mia parte. Ecco la tua parte della ricompensa. Io prenderò la mia da Stockton. Beh, è stato un piacere. 300 tappi, bene. No, non faccio lo stronzo, dai. Errore umano.
Da quant'è che non facevo una missione? E anche livello aumentato. Yeee! Yeah! Cosa potenziamo? Avevo intenzione di potenziare qualcosa. Ma cosa? Ah, questo! Più 50 peso trasportabile. Ah, non vorrei rovinarvi la giornata. Ma nell'altro account l'ho uccisa. No, l'ho uccisa. Ho ucciso la dottoressa, dopo ho ucciso lei per vedere se era veramente un sintetico. Ed era un sintetico. C'è scritto parte di sintetico nell'inventario. Non che me ne freghi tanto se fosse un sintetico, ma... Ok, ora saranno tutti ostili, eh. Uno. Due. No. E dove scappi? Dove scappi? Non ho finito. Non ho finito con voi. Ammazziamoli. Non è che sono costretto ad uscire tutti, eh. Padella. È solo loro che vanno contro di me. Oh, ho già ucciso. Che. Quanta vita ho? Ah, e sono anche morto. Robo sentinella. Dove cazzo è? Ma io non so come ci sono capitato qui. Non lo sento più. Ah, presto, bravo, fai schifo. Ah, è già andato. Sono tornato. Ah. Sei tu che mi vieni addosso, io non volevo uccidere. Una spada! Che figata! Una spada da ufficiale cinese. Ciao. Ted Huntley. Ok, non è più amichevole. Pensavo di avere una granata. Dietro, dai. Colono. Oh mio Dio, avete visto che scatto? Avete visto che scatto da Bolt negli anni d'oro? Ops. Jacob. Oh, Jacob. Sta fermo? Aspetta, ahia, sono ferito. Quasi gravemente. Sono nella merda. Sono totalmente nella merda. Ecco perché vi ho detto attenzione prima di andarci. Facciamo fuori la dottoressa che già è debole. Braccio. Come hai fatto a mancarlo? Non mi arrendo facilmente. Aia, però fanno male sti qua. O potete dire quello che volete, ma no che fa schifo. Aspetta. Oh, avete visto come che salto magistico. Cosa ho detto? Magistico. Presto, dai. Bravo. È lui che fa tutto. Taglia, McGovern. Fermi. Lei mi stava sui coglioni. L'ho presa? Ah no, non l'ho presa. Oh, avvicinati un po' di più, magari. No, devo recuperare lo spav. Anche uno stinguing, ma che facciamo qua, un festone? Sporgiti. Non sto perdendo vita, ma la sto recuperando allo stesso tempo. Il braccio. Madonna mia. Sta fermo lì. Dov'è? Eccolo. È morto? Sto morendo lentamente nell'agonia. Un altro steampack. No, però, Swanson che mi arriva addosso con una spada d'ufficiale cinese, non lo batte nessuno. Non lo batte nessuno. Ah, un colono. Ciao. Mi dispiace, sei tu che mi vieni addosso, io non volevo ucciderti. Ah, presto, sei down? Cioè, nel senso, sei... ti hanno buttato giù, non in quell'altro senso.
Scusa per adesso se ti sei offeso. Oh, e abbiamo battuto. Ma porca troia, ma ti hai ridotto male, eh? Davvero? Curalo, non bere l'acqua. No, no. No, non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti. Tu adesso ti metti il cappello. Possiamo usarlo? Sì, possiamo usare Covenant. Ah, lì in uno dei cose ho trovato questo qua. È tutto, quasi tutto potenziato. L'ho chiamato Eila Camperone. Bene ragazzi, visto com'era Covenant, un brutto posto per brutta gente, però adesso è nostro. E da brutta gente l'abbiamo uccisa tutta. È missione interessante. Comunque con voi farò solo o le missioni principali della storia, oppure missioni secondarie, ma che non sono sempre le stesse, tipo aiuta l'insediamento. Ok, no, quelle no, che sono troppo noiose. Tipo sta qua che non era principale, ma non era neanche la classica noiosa. Va bene, ci vediamo ai prossimi episodi. Continuate a seguirci, ciao a tutti.